Salve a tutti ragazzi e benvenuti qua su Red Orchestra. Siamo sull'espansione Rising Storm, che abbiamo preso il fuciliere. Siamo nei panni dei giapponesi a quanto pare, sì. Dobbiamo difendere o attaccare? Difendere, ok. Allora ragazzi, vi dirò che non gioco da parecchio a questo gioco. Ok, mi tolgo un po' la cuffia. Il volume è troppo alto comunque, vabbè. Non gioco da parecchio questo gioco, quindi qua, quindi potrei fare schifo. Quindi, non so. Ok. Vediamo un po' se ne becchiamo uno. Sento già sparare. Allora, tutti puntano da quella parte. Ho visto una testa sbucare di là. Oh, ho visto. Non l'ho preso, ok. Dobbiamo concentrarci. Sento sparare. Ok, no, ancora vivo lui. Potrebbero sbucare di là. No, che ho preso la pietra. Però ho visto qualcuno. Becco un altro. No, no, no. Ok. Preso, ok. Big bait. Devo caricare, devo caricare. Ah, hanno ucciso già il giapponese. Merda. Adesso morirò sicuro. Provo a fuggire. C'è un fucile qua, eh. Un altro fucile. Allora. Ragazzi, se non parlo perché mi sto concentrando, eh. Se inizio a parlare. Ecco, se inizio a parlare a raffica muoio. Non mi sono nemmeno accorto che sono morto. Quanto lago? 212 di ping, ma è normale su questi server. È normalissimo pingare così. Ok, io comunque su Rising Storm non ho tanta esperienza in quanto gioco di più gli scenari europei che quelli del Pacifico. Però sono morto di nuovo, ha quel fascino, diciamo. È bello giocare a questi scenari qua. Comunque sto facendo un po' schifo, devo stare attento, devo prendermi la mano di nuovo. Se no qua esce un video dove muoio sempre. Perché qui c'è già un cadavere, allora. E che cavolo, sono appena nato, va? Sono morto. Ok, adesso morirò di nuovo, sicuro. Allora. Attaccano da quella parte, comunque. Ci sono anche cecchini, ma non vedo nessuno. Allora, devo mettermi da qualche parte e stare fermo. Se mi muovo sempre, sono praticamente morto. Non l'ho preso. No, no, beh, palle. L'ho preso di nuovo. No, mi hanno bruciato. Ah. E comunque gli americani sono parecchio forti, eh. Guarda quante cazzo ne stanno uccidendo. Mi sa non è bilanciato come partita, vabbè. Ormai siamo dentro. Ma dove cazzo sto puntando? Devo puntare da qua. Allora. Se non muoio di nuovo. Ok, attaccheranno da quella parte gli americani, se non ricordo male. Vediamo un po'. Oh, eccola, c'è qualcuno qua con lanciafiamme. Eccolo, no, non è lui. Ok, allora mi sposto perché non sto vedendo nessuno, cioè non vedo nessun americano da questa parte qua. Solamente qua c'è qualcuno che è nascosto. Qualche cecchino, qualcuno, un mitragliere. Vedo qualcuno passare. Non l'ho preso. È andato dentro. Oh, l'ho preso, ok. Un po' alla cieca, ma l'ho preso, ho avuto fortuna. Ok, va bene. C'è qualcun altro? Non mi pare, mi pare di no, eh. Non l'ho preso, però ho visto passare qualcuno, non so se era un americano o uno dei miei, boh. Ok, intanto mi guardo un po' le spalle, non si sa mai. E mi hanno ammazzato, vabbè. Era nascosto dentro dentro la vegetazione, se non ho visto male, eh. Perché io non l'ho preso, quindi quello si è nascosto là, mi ha beccato. Ok, qua questo è un buon posto. No, ok. L'ho preso.
Ma quello mi ha visto, mi sa, eh. Mi ha visto quello, mi sa. Andiamo un po'. Che fine ha fatto? È stato ucciso? Sorry dude, I'm too new to the game to play a fucking commander. I'm too stupid. Preso, ok. C'è un altro lì. Faccio un po' schifo con le mire, eh. Devi essere più veloce perché già sto laggando un po'. Poi faccio anche schifo. No, vabbè, ma c'è il fumo, è inutile. Adesso entreranno qua, ci fa massa, ci uccidono tutti. Hanno messo il fumo, quindi stiamo attenti alle scale. Mi metto di qua magari. Spostati. Ok. Qua ci vuole un bel mitraglietta qua, eh. A quanto pare non c'è nessuno, allora spostati che passo. Spostati che passo, leva di cazzo. Non si leva. Ok, ci rimaniamo qua perché non mi fa passare. Okay, spostati, ok. Allora, io mi metto qua, non si sa mai. Comunque, questa è una buona posizione per sparare. Sempre se non mi vedono. O se non mi hanno già visto, non penso. Vedo qualcuno là, non c'è nessuno. No, che palle, dai, mi hanno visto, vabbè. Era dietro sempre la vegetazione, mi sa, perché non era molto lontano il colpo, eh. Ok, mi sa l'ho visto, è proprio qua dietro era, mi sa. Vediamo se l'ha ammazzato, mi sa. Poi arrivi, vediamo un po'. Fuoco, fuoco. Dove cavolo è? Vediamo un po'. Era qui nei paraggi, ci ho visto. Cioè, doveva essere qua. Li stiamo respingendo, ma non so per quanto tempo riusciremo a farlo. Mi hanno mancato. Mancato di nuovo. Ma che palle, dai! Ah, è morto, ok. L'ho preso ma non è morto. Questo lag poi è un casino anche beccare la gente. Peccato. Peccato. Adesso siamo attenti, siamo anche dentro. Dobbiamo stare attenti. È morto, ok. Morto anche quell'altro. No, che palle, dai, non andava con il coso, eh. Con il pugnale, cioè non lo prendeva. Ma cavolo è. Vabbè, sono dentro il nostro quartier generale. Qua va male, va malissimo. Ok, tentiamo di riprendercelo. Anche se non l'hanno conquistato effettivamente. Penso, dove cavolo è il quartier generale? Boh. Dove cavolo è? Dall'altra parte, qua mi perdo ogni volta. Deve essere da questa parte, il quartier generale. Adesso stiamo attenti dietro questi cespugli, perché è una zona perfetta che si nascondono lì e ti massacrano. Quanto è difficile vederli. Poi hanno anche la cosa verde, quindi l'uniforme verde, quindi è ancora più difficile beccarli. Io dove devo andare? Scusa, non so. Ah, qua, ok. Ok, allora tento di, ma non lo so, di nascondermi dietro qualche cespuglio magari, sperando di beccarne quanto più possibili per respingere l'assalto che hanno sferrato. Eccoli, fumo verde. Possiamo bombardamento, non mi hanno ammazzato, ok. Era vicino. Va bene, allora, era qua vicino. Mi ha ucciso uno dei miei, perfetto. Ho una partita perfetta. Ok, tentiamo di nuovo. Sempre se non ci uccidono i nostri. Allora, poi questa mappa nemmeno me la ricordo bene. Quindi non so dove cavolo arrivano. Allora, faccio una cosa classica. Magari vado dietro ai cespugli.
Come facevano i giapponesi, facciamo qua di così, magari ci riesce, chi lo sa. Ma la vedo dura a beccare qualcuno. C'è troppa tranquillità a questa parte. Non mi piace questa tranquillità. Vedo qualcuno arrivare. Ho visto una sagoma. Non so se è un nemico oppure no. Ho visto, ecco. E ho visto un nemico, ma mi ha ucciso il cecchino. E stiamo facendo veramente schifo, quindi non sono solamente io. A quanto pare proprio. Sono proprio i giapponesi che. È il nostro team, diciamo, giapponesi. Il nostro team che fa un po' cagare. Non fa niente, ma questo gioco ci sono abituato a morire tante volte. La partita va male, ragazzi, quindi c'è la probabilità che la perdiamo, eh. Questa probabilità è molto alta. Sta andando un po' male. I rinforzi sono anche bassi. Adesso gli americani tenteranno di aggirarci, sicuro. Lo fanno sempre. Ci conviene quindi andare da questa parte. Se magari non moriamo. Nel frattempo è meglio. Che qua non si può andare. Ok. Devo sfruttare questi cespugli, per nascondermi. Almeno. Ecco, qua l'hanno ucciso. Per non farmi vedere, ma la vedo dura. Ho visto un americano, ma no. Hanno ucciso un mio compagno, ok. Mi hanno visto? Allora mi abbasso. Morto, ok. Morto. Ok, qua mi sa è un via vai di americani, mi sa, Vediamo un po'. Preso, ok, l'ho visto. Carichiamo in quanto più possibile, perché non voglio rimanere senza munizioni. Sarà un casino. Già il fucile è una cagata. Poi se rimango senza munizione sono proprio morto. Non lo so, se c'è un cecchino qua mi prende. Un altro americano, l'ho visto spostarsi. C'è una granata. Allora, se hanno buttato una granata vuol dire che c'è qualcuno qui che vuole stanarmi. Allora, cerchiamo di rimanere tranquilli, ma l'ansia si fa sentire un po', come hanno visto, mi sa. Sanno la mia posizione, ma non sanno dove. Cioè, non sanno perfettamente dove sono. Però sanno che sono qui. C'è un altro mio compagno, può aiutarmi. Ecco, l'ho visto. Preso, ok. Sperando che la luce del fucile non si veda lontano. C'è il fuoco quando sparo. Che così posso rivelare la mia posizione agli altri, eh. Allora, siamo qui, aspettiamo. Purtroppo. Eccolo lì, lo vedo. Preso. Stiamoci attenti. E qua. Sì, ma comunque qua mi ammazzeranno sicuro, me lo sento. Ne sto uccidendo troppi. E sono già dove, più o meno dove sono. Preso. Ok, quanto rinforzi? 47 loro, noi 31. Siamo messi un po' male. Mi sa se conquistano quella qui siamo spacciati. Ok, vediamo, siamo attenti qua a cespugli perché possono camminare, che magari saltare fuori di bello. Oh, anche qua, qua corre un pericolo, qua si saltano così di bello, vanno correndo. Mi ammazzano. Ecco, ho visto qualcuno. Beh, mi sa Maverick mi ha visto, eh. C'era qualcuno qui. Carico. No. Merda.
Come possono vedere? Ho visto un altro. L'ho preso, sì. Ho visto gente di qua, eh. Un altro ne ho visto pure. L'ansia sale, la sale l'ansia, ragazzi. Mi sta salendo l'ansia. Questo gioco mi mette ansia. Questo gioco mi mette ansia. Ok, abbiamo perso. Vabbè, dai, almeno abbiamo fatto qualche kill. Il punteggio è molto basso della squadra, eh? 1557 confronto a loro 2000. Abbiamo fatto un po' cagare. Anche il team, diciamo, insomma, il punteggio fa schifo confronto agli americani. Vabbè, dai, non fa niente, comunque. Abbiamo perso, mi sa, una fetta del territorio, cioè proprio il territorio abbiamo perso. Vediamo un po' se abbiamo perso il territorio, perché stavamo difendendo questo scenario qua, il Paleliu, mi sa. Sconfitta di misura. Il nemico ha subito pesanti perdite, quindi va bene così, vabbè. Allora, vediamo un po' se abbiamo perso qualche territorio. Penso di sì. Quindi loro, pensando, devono avere 5 territori, mentre noi 4, mi sa. E sì, hanno preso Palau, quindi hanno 3-6 territori, noi invece 4. Stiamo facendo schifo. Se riusciamo a difenderci in tempo, nel prossimo attacco magari scateniamo una controffensiva, magari ci riprendiamo Palau, no, Palau o Marien. Vediamo un po'.